l'asta. Brimi Kipruto. Kenya. Bene, tutti soddisfatti, i concorsi sono finiti con due corse ampio anticipo, con ampio anticipo, ampio, ampio, ampio. Ai mondiali di Berlino nel 2009 si sfiorò il muro degli 8 minuti con Ezekiel Kemboi che chiuse in 8,43 centesimi, 8,89 centesimi per Richard Matilong, allora tutti e due keniani, poi Bob Dell'Achtari francese 8,01,18. Ezekiel Kemboi con un'acconciatura curiosa, Jairo Spirece più forte di questi ultimi due anni, tenendo presente che ha rischiato la sconfitta da Evan Jäger nella gara di Parigi, o meglio di Saint-Denis, con Seslus Kipruto, sono due Kipruto, Brimin, e con Seslus. Curiosamente i tre keniani partono dalla corda. 15 i partecipanti a questa finale. Un canadese anche qui. Canada che a questo punto ha fatto oro, argento, bronzo in solo tre giornate. Sì, sono molto felice perché sono riuscita a fare quello che volevo, volevo farcela, volevo vincere e ci sono riuscita. Another gold medal for Kenya, another for you. Yeah, it is really nice because this is the first gold for Kenya and I know in steeple just now we are going to get it and it will be two, so it's really fantastic for the country. È molto bello perché questo oro il Kenya se lo meritava e io sapevo di poterlo fare. Thank you very much. Thank you. E per lei che è stata argento e bronzo a Londra 2012 ai Giochi Olimpici c'è il quarto titolo mondiale, 5.000, 10.000 e corsa campestre nel suo palmarès. Ha cominciato abbastanza davanti Evan Jäger, stuzzicandoli i keniani, quartetto keniano perché il campione del mondo in carica, e tre gare diverse. Ezekiel Kemboi è bravo sul passo oppure, ma anche in volata. Tanto c'è anche Donald Cabral, chissà se abbia ruolo da gregario, il secondo americano che in questo momento è secondo anche della classifica. 15 partecipanti, come detto 4 keniani, con Seslus alla competizione, passano in 2,50, non velocissimi, anzi ci sarà quindi un violento ultimo mille. Sì, dei quattro, Kipruto, Kipruto, Brimine con Seslus, Jairo Spirec e Ezekiel Kemboi, poi l'algerino Bilal Tapti, il marocchino Hamid Ezin, gli americani sono tre, Daniel Hewling, Donald Cabral che vediamo lì, ma soprattutto Evan Jäger che si intravede dietro, Codino, capelli biondi, grande protagonista di stagione, 8:00:45 secondo sia in quella gara di Parigi Saint-Denis ma anche nella lista mondiale dell'anno. Il terzo è Ezekiel Kemboi con la sua vittoria proprio contro Jairo Spirec a Eugene, poi ancora per l'Etiopia Haile Mariam Amare, per la Polonia Christian Zalewski, Hisham Bouchicha Algeria, Matthew Hughes canadese, Tolosa Nurghi Etiopia, Brahim Taleb marocchino. Dicevo che nei 3.000 siepi c'è ancora una quota percentuale di bianchi notevole, anomala rispetto al recente passato. Passato e anche alle gare di mezzo fondo, anche se progressivamente si stanno facendo due gruppi, mi pare. Tanto l'attacco praticamente di tutto il Kenya, 3+1, davanti c'è Jairo Spirec, lui ha bisogno di una gara sul ritmo, non è... gli manca un po' il cambio di velocità nel finale. Jairo Spirec attacca, Ezekiel Kemboi è dei quattro keniani quello più abile nei finali, Jäger è bravo un po' in tutto, però se Ezekiel Kemboi è tornato ad essere quello capace di stravincere, Moses Kiptanui ha vinto tre volte, 91, 93, 95 a Tokyo, a Stoccarda e Gothenburg, Ezekiel Kemboi 2009, 2011, 2013, cioè Mosca, Daegu e Berlino,
poi vinto 3 medaglie di bronzo. Un altro keniano, però battente bandiera del Qatar, Saif Said Shaheen Steven Cherono, questo è il nome di quando era keniano, vinse nel 2003-2005 Parigi Saint-Denis e Helsinki. Non molla né Ibrahim Taleb, nemmeno Evan Jäger e nemmeno il più forte degli etiopi, Amare, che è giovanissimo, perché 18 anni per lui, con Seslus Kipruto adesso ha preso l'iniziativa, e fanno un 1000 in 2.47, tempi non sensazionali. Ancora la gara deve cominciare, prova a prendere in mano Jäger o comunque si sposta per affrontare meglio la Riviera con acqua. Il fatto che siano tutti molto compatti dice di ritmo non proibitivo. Con Seslus Kipruto, Evan Jäger, Jairus Birej, Ezekiel Keboi, il mattacchione capace di un keniano atipico proprio per il modo estroverso di vivere la vita, spesso vive in Toscana, Siena per via del manager Enrico Dionisi, ed il fiorentino Paolo Traverso, sui due managers. Perso terreno uno dell'Etiopia, Tolosa Nurghi, il più giovane però è nel gruppo di testa, anche se adesso fa fatica anche Taleb. Quattro keniani, un marocchino e l'americano Evan Jäger. Ai 600 si fa la gara. Ai meno 600 sì. Ai meno 600. Prova ad attaccare Jäger, ma viene respinto. Prossima riviera. Eccola qui. Birec si allarga, passa estremamente bene l'ostacolo, sia l'ostacolo con acqua, la riviera, che quelli senza acqua. Evan Jäger che prova a prendere l'iniziativa. Campana, non ci sono stati attacchi concentrici qui. Ezin che ha perso terreno anche Cabral. Prova ad attaccare Jäger ma non molla con Seslus Kipruto. Kipruto, Birec arriva dall'esterno, Jairus Birec, arriva Ezekiel Keboi, progressione impressionante, Ezekiel Keboi per vincere per la quarta volta. Jäger rimane indietro, i quattro keniani davanti, niente da fare per l'americano, bandiera bianca già sollevata. Almeno le tre medaglie saranno tutte keniane, forse anche i primi quattro posti. Ezekiel Keboi con un attacco secchissimo che fa fatica ad assorbire Jairus Birec, che adesso però ci prova. Ezekiel Keboi, la vittoria è sua. E finisce in seconda corsia, questo fa notizia, no, si sposta, è stato capace di finire anche in sesta, finisce in terza, vince lui. Quattro keniani ai primi quattro posti, ultimo 1000 in 2.34. Hewling a finire immediatamente dopo Evan Jäger, che ci ha provato, anche se in maniera non particolarmente insistita, l'impressione che un pizzico di condizione rispetto a Parigi l'abbia perduta. 8.11.28 è uno dei tempi relativamente più lenti della storia del vincitore Reuben Koskei a Edmonton nel 2001, vinse in 8.15. Ezekiel Keboi ha rivinto lui, arriva al momento giusto, quell'attacco incredibile sulla retta opposta, ha preceduto con Seslus Kipruto, il più quotato nell'anno Jairus Birec, finito fuori del podio perché il terzo è Brimin Kipruto. Ezekiel Keboi Kenya, con Seslus Kipruto Kenya, Brimin Kipruto Kenya, quarto Jairus Birec,